Avete cambiato campo d'allenamento? Come vi trovate? Ma più che altro perché la cosa curiosa è il fatto che, insomma, vi siete trovati sempre tanta gente attorno durante gli allenamenti. Sì, no, ma poi soprattutto questo è molto più vicino rispetto all'altro, questo ci impieghiamo 3 minuti ad andare, sono 300 metri in linea d'aria, quindi è sicuramente più adatto ai ragazzi che così hanno più tempo libero, piuttosto di fare 20 minuti ogni volta per andare ad allenarsi, 20 minuti all'andata e al ritorno 40 minuti, quindi il campo è buono, è di un college che ci offre tutte le strutture dopo anche per fare tutti gli allenamenti, quindi sicuramente è una soluzione adatta per la squadra. Senti, come stai vedendo la squadra in questi giorni dal dopo Australia fino verso la Russia? Ma bene, ci stiamo preparando. Bene, sono stati giorni anche abbastanza tranquilli perché comunque abbiamo avuto bisogno di recuperare dal punto di vista fisico e anche psicologico, perché la prima partita di un mondiale è sempre una partita un po' particolare rispetto alle altre. L'Italia ne ha sempre un po' subito le conseguenze di questa prima partita. Invece penso che questa volta sia stata superata abbastanza bene. E quindi adesso ci stiamo preparando per la prossima partita, che sarà una partita sicuramente diversa rispetto alla prima, una partita dove noi dovremo fare un po' la parte dell'Australia e la Russia forse farà la nostra parte. Senti, non ce lo nascondiamo, non ti chiediamo nomi perché aspettiamo la formazione ufficiale, ovviamente, però insomma ci pare di capire che ci saranno molti cambiamenti in questa squadra. Allora, parlando in generale, senza fare nomi, se li vuoi fare, li puoi fare naturalmente, come pensi che cambierà questa squadra e anche l'approccio di gioco contro la Russia, oltre al fatto che ovviamente cambia tutto perché sono avversari di altro livello? Sicuramente ci saranno i giocatori che cambieranno, perché comunque è giusto che tutti i giocatori abbiano la loro opportunità e penso che comunque alla fine sono giocatori tutti di buon livello, non è che cambi molto la qualità dopo della squadra. E la partita sarà una partita diversa, come dicevo prima, perché chiaramente sarà una partita dove noi dovremo impostare il gioco piuttosto che cercare di contenere il gioco avversario. Dovremo impostare il gioco sapendo sempre, tenendo bene presente sempre il nostro piano di gioco e i nostri punti forti, però sarà una partita chiaramente dove dovremo essere un po' più propositivi per appunto portare a casa il risultato. Un'ultima cosa, noi, la Russia non è uno dei nostri avversari abituali, nel senso che anche nella tradizione dell'Italia, se c'era da fare un test match, magari in Europa era la Romania piuttosto che quella delle Sei Nazioni, quindi la incontriamo pochissimo. Nell'immaginario magari di chi non conosce la Russia, e sono in tanti, uno pensa grandi, grossi, forti con gli avanti, e invece pare che sia al contrario, dei tre quarti temibili che possono metterci in difficoltà e in velocità. Voi dalla Churchill Cup cosa avete tirato fuori, cosa avete capito? È una squadra, innanzitutto diciamo che durante un mondiale tutte le squadre si livellano un po' verso l'alto, cioè anche le squadre di più basso livello comunque da 4 anni preparano questo avvenimento qua, quindi chiaramente non avendo tanti avvenimenti, tante partite, impegni come possiamo averle noi, loro veramente focalizzano tutto il loro impegno su questi 2 mesi qua. Quindi è una squadra che si è preparata bene, sicuramente una squadra fisica, come è nell'immaginario di tutti. Una squadra fisica, comunque una squadra anche che sa giocare, perché comunque la Russia ha dei tre quarti che giocano a rugby a 7 ed è una formazione di buon livello, quindi dei tre quarti fisici, ma molto veloce, che sanno soprattutto gestire certe situazioni e attaccare quando hanno le condizioni per farlo. Quindi è una squadra che in attacco è sicuramente da rispettare e lo faremo, perché comunque l'abbiamo già vista nella Churchill Cup, che ha messo in difficoltà la nostra Italia, e quindi molto rispetto nei confronti di questa squadra.